ragazzi, buonasera dal vostro Lino Juventus. Intanto vi ricordo che subito dopo questo video partiremo con la mia live con i miei ospiti. Però ragazzi, devo fare questo video non tanto per la partita dell'Argentina, perché alla fine comunque non è stata proprio una grande partita dell'Argentina, un primo tempo praticamente brutto, poi sbloccata da una giocata di Leo Messi e chiusa con una grandissima giocata di Enzo Fernandez. Ma ragazzi, il problema di questa sera è il motivo di questo video non è la partita, ma è Lele Adani. Lele Adani, io capisco che tu sei fan di Leo Messi, per carità ci può stare, ognuno ha i propri idoli, ma tu sei in una TV pubblica, tu sei in una TV nazionale, cioè noi paghiamo il canone Rai per farti parlare a te, per sentire le tue cose, ma che cazzate su Bucol? Che cazzate su Bucol di Messi? Non c'è capito, non abbiamo capito niente, cioè tu hai detto tante cose, il libro, la storia, Maradona, ma cadi! Ma lui, vedi che Lele Adani veramente sei diventato veramente una persona proprio ridicola. Tu devi pensare che io a FIFA 23 sto giocando con la telecronica inglese, perché non lo sopporto, manca la PlayStation Lele Adani. Ma io voglio capire che cazzo hai detto Bucol di Messi. Avevo anche la taglia buono prima che la picchia, se no, quando vuoi uscire bella, poi, qui sono gli effetti che ti fa. Cioè, ragazzi, veramente vergognoso, io voglio sapere che ha detto Lele Adani. Cosa ha detto Lele Adani sul gol? Sei inascoltabile. Tu sei su una TV nazionale. Il popolo italiano paga il canone Rai per sentire una telecronaca imparziale, dato che l'Italia non c'è. La telecronaca deve essere imparziale. Che teniamo la maglietta dell'Argentina stasera? Ma poi le stronzate che dici? Abbiamo nominato Maradona 10 minuti fa. Ma che cazzo hai nominato tu? Che c'entra che tu hai detto Maradona e che c'entra Messi che fa la giocata? Sentimi a me, se sta drogato la droga la taglia buona. Ragazzi, buona serata e vi aspetto in live. Venite in live.